Cosa? Allora, Babillè. così che hai detto Babillè. Babillè. Dionisiani, iniziamo così questo video perché Infatti, confido che non si sente. Fede purtroppo oggi ha qualche, non lo so, spasma al cervello. Cioè, è quello che sto per dire Proprio. io. Allora, Mi adesso sa di sì. andate immediatamente a nascondervi, Va bene, ospitosi. però non guardarci, dai, No, tranquillo, solitamente. no, non vi Bravo, guardo. bravo. Vado nel mio solito bioma dei fiori, che ormai quello è Vai, casa vai. mia. Eh sì. Comunque, Donisiani, io vi devo dire che sul canale YouTube stanno uscendo e staranno anche per uscire un sacco di serie bellissime. Sì, vero. Sono troppo contento e sfogato. Mi piace troppo lavorare alle nuove serie e alle cose perché è troppo bello. Mi piace troppo È questo il fare vero. YouTube e TikTok. È veramente una cosa che mi appassiona molto. Infatti, non lo faccio per i Esatto. soldi, ma lo faccio proprio perché mi appassiona. E soprattutto ricordatevi di iscrivervi proprio per questo motivo qua. Perché chiaramente, sicuramente crescerò un sacchissimo. Cresceremo tutti quanti un sacchissimo. Quindi, assolutamente, tutti quanti iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate la campanellina così vedrete tutti i prossimi video e potrete far parte del pianeta dei Dunisiani, il pianeta più pazzurdo dell'universo, eh? È bellissimo il pianeta dei Dunisiani perché ci stanno dentro tutti i Dunisiani più simpatici e bravi che ci siano. Cos'è appena Cosa è successo? successo? Successo. Io spero che questa cosa non succeda più, Fede, perché è successa una cosa Esatto. che... Ma da me? Sì, sì, No, sì, sì, da sì, sì. Dennis. Beh, fai te. Non so. Allora, comunque se senti... Aspetta. Cosa? Dimmi, Gabri, dimmi un po'. Non Ah. sono ancora Ma dai, pronto. ma che noioso! Cioè, che due Parti, rompis... parti. Ok, posso partire, bene. Oh, ma... Sì. Dunisiani, allora dovete sgridare. Comunque mi sa che sto vedendo un nome. Chi è l'efficiente? Allora, se ho Come? visto un nome, se i miei occhi non mi hanno, cioè se i miei occhi mi hanno ingannati, allora sono dei figli di qualcosa che non si può dire. O di qualcuno, Esatto. perlomeno. Oh no, Però... io, il mio non può essere. Ok, allora forse io spero vivamente che saranno dei figli. Però scusate un attimo, ma io qua non sento minimamente, nella maniera più assoluta, il volume, quindi... Ma come? Dovevo sentire Cosa? le mucche che facevano mu, perché è indispensabile ai Dunisiani. Voi dite, ma Dunis, ma che caspita stai Passato. dicendo? Scusa, cos'è che stai dicendo, Fede, che stai lagando L'avrei come una abbassato scrofa? senza. Ah, No, l'avrò dai, perché? abbassato. Beh, sì, può darsi, può darsi. Vedi, Vediamo un lagga come una attimo. scrofa check. Esatto, ma scusa, questa cosa ti pare che si può dire, Gabri? Cioè, No! veramente sei una maleducazione fatta No! persona. Vabbè. Scherzo, scherzo. Dunisiani, assolutamente scrivete nei commenti no alle maleducazioni delle foche grasse come Gabri. No! Devo mangiare. Comunque qua sotto non c'era Vabbè, mangia, nessuno. mangia. Non c'era nessuno qua sotto, come vi permettete? Adesso sto per fare slash TP, sapete. No, 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 non No! è Non fare barare tuttoso, questo. non si fa. Ma È io ho barare. paura che questo audio sia completamente sfasato perché io sto sentendo Fede che mi ha urlato completamente nei timpani. Ma No. comunque, spero che Stanno voi sentiate bene. normale. Sì. Allora, Oggi è maledetto. sì, Infatti. può darsi, e può darsi, ma perché chiaramente voi siete anche molto bravi. Ma comunque, scusa, puoi evitare di parlare, Fede? Perché no, la tua parlantina purtroppo ha qualche difficoltà in questo momento, no? Secondo me. Magari, Comprendo, comprendo. più avanti nel video, magari potrei parlare. Comunque, io qua sto girando, non sto trovando nessuno. Ti Ma come chiamerò io no? quando potrai parlare, anche perché. Allora, tua sorella, come no, eh? Sinceramente, non so nemmeno. Ah, ho visto qualcosa, qualcuno qua? Io Allora, sono nascosta in un posto semplicissimo in da una trovare. casa o in qualcos'altro, Gabri? Boh, non lo so. No, allora mi devi dire se in una Va casa o in bene, qualcos'altro. non in qualcos'altro. Ok, perfetto, bravo, molto bravo. Allora, probabilmente Dunis ha già capito dove si trova Gabri. E dove sono? Può darsi che tu sia, caro mio amico Gabri Lessolo 06, in un posto chiamato Casa dei Terrori. No, non sono lì. No, vero? No, no. Vero che non è là, però. Allora, scusa, Vedi? Esatto. perché fai lo schifo e fai no? Cioè, cerchi di eludere le mie aspettative. Come ti permetti? No. Come si permette? Dunisiani? Dunisiani, dobbiamo punire di nuovo questa foca grassa. Io ve l'ho detto, No, in questi video. please. Sì! E come? Non voglio essere punito. Sì. È come se sarai punito. No, Allora, please. però hai rotto le Ti palle. prego. Madonna, io sto girando per la mappa. Comunque questo mondo è molto bello, devo dire. Vedi, è bellissimo, io lo adoro. Molto, molto bei complimenti a quelli che l'hanno fatto, cioè noi. Ovviamente, complimenti a noi. A parte io che ho fatto quella gara. No, scherzo, scherzo. No. Un contributo di tutti.
E da qua sopra riuscirò a scrutare con i miei occhi scrutancioni. Le ma dove sei che stai scrutando, Dennis? Caro Gabri, tu non puoi saperlo, perché se tu lo sapessi, automaticamente finiresti via per sempre a quel paese. No! Esattamente, oh creatura foca grassa. Allora, Fede, facciamo, Dunisiani, tenetevi pronti. Fede, facciamo un altro tentativo. Ok, ci proviamo. Dammi un indizio. Allora, io ti posso dire che tipo 2 minuti fa circa ci sei venuto molto vicino a me, molto vicino. Perfetto, quindi sono venuto molto vicino a te 2 minuti fa. In realtà anche vicino a me sei venuto, Questo quando? Ma sarà tipo... Allora, però scusate, potete rispondere entro un quarto d'ora circa, dopo che io faccio la domanda? Non volevo, deve essere istante, all'istante dovete rispondere, ve lo devo spiegare. Volevo rispondere velocemente, scusa Dennis. Ecco, allora la prossima volta rispondi più velocemente, comunque va qua bene. C'è la pioggia che non va bene. Lo so. Quindi adesso la toglierò. No, Gabri, no. Gabri, no. Qua! Io avevo visto le particelle di Gabri che stava... No, che schifo. No, però comunque... Comunque mi hai trovato appena in tempo perché avevo una bolla lì. Era rimasta una bolla. Esatto. Sono contento che ti sia rimasta una bolla perché, caro Gabri, devi soffrire sott'acqua. Devi soffrire. Adesso aiutami a cercare Fede perché... Esatto, andiamo a cercarla subito. Non ho pazienza. Allora, cara Fede, adesso tu ti farai vedere immediatamente. Ma non esiste proprio, no. Fede, zitta. Io, allora, io non so cosa... Cosa? Non si può dire. Allora, stai zitto. Io non so cosa succeda con questo cavolo di audio, ma non va bene. Perché ogni volta va cambiando questo cavolo di audio. Cioè adesso hai urlato, ma proprio si è spaccato tutto, ma tutto. Cioè veramente, sembrava che parlassi dall'interfono di nonna Gelsomina. Cioè... Allora, adesso ci cerchiamo bene. Fede, visto che è molto vanitosa, sarà in casa sua. Ho trovato una bellissima, nuovissima stanza. Non è qua, vero? Quella con lo strider, no, perché sennò andrebbe nella lava. No, non sono lì. Cosa andrebbe nella lava? Esatto. Allora, però, Gabri, chiudi immediatamente le porte, non è che puoi essere così maleducato. Va bene, scusa. Da non chiudere le porte, veramente che maleducazione pazzurda che sei tu. Allora, cara Fede, adesso vediamo dove si potrebbe nascondere la carissima Fede. Dunque, io penso che Fede si possa nascondere circa più o meno da queste parti. Io la vado a cercare a casa mia. Ok, bravo. Ovviamente mi dirai se... Se la trovo te lo dico. Certo, giusto. Perché va bene. Sto girando qua come un gatto da mezz'ora e non sto trovando assolutamente niente. Dunisiani, aiutatemi anche voi. Che schifo. Aiutatemi anche voi perché non è possibile. Ti do un indizio. Ok, dai, dimmi questo indizio. Sei arrivato vicino più o meno, tu e Gabbro. Ok. Però adesso siete lontanissimi, però. Allora è in casa sua. Credo in casa sua, perché l'unico posto che eravamo insieme eravamo in casa sua. Può darsi, caro Gabriel. Oppure... Non è proprio corretto, no. Però è vicino, giusto? È vicina. È vicino, sì. Basta! Questo audio di M, allora io propongo una petizione per... No, non è Dunisiani, no, veramente, io non so come si fa ad avere amici di questo tipo Dunisiani, cioè veramente io non ve lo consiglio. No. Ogni volta che mutano l'audio, io non è una cosa normale comunque, ogni singola volta. Ma poi sono tutti rotti, non hanno niente. Ma no, non è vero. Sì, hanno tutte le cose rotte completamente. Vivono in Burundi, vivono... Non lo so. Vivono in Uzbekistan, vivono, non lo so, in posti comunque su Marte. Lontani. Esatto. Adesso ma io non la sto trovando. Non parli più adesso, Fede, ok? Ci siamo solo noi tre, scrivi nel caso nella chat, perché il tuo audio è completamente rotto. A meno che io ti dia la possibilità di parlare... Dovrai stare in silenzio perché chiaramente... Ok, perfetto, perché altrimenti qua ci spacchi i timpani a me e a tutti i dunisiani che stanno ascoltando questo video. Dov'è? Ti ho trovato, sei qua, cosa, nella casa di Rosy, dove può essere mai? Che schifo! Ma io veramente, Fede, cioè veramente noi ti abbiamo cercato in lungo e in largo, cioè abbiamo fatto un taglio veramente lungo perché noi ti abbiamo trovato e purtroppo adesso ci sei venuta incontro. Come ti sei permessa? Io veramente sciocco basito. Esatto. Però, Gabri, cosa fai? Allora, adesso, caro Gabri, adesso tocca a te.
Esattamente. Sì. Sì, sei mi contento? Metto qui. No, non ti metti lì perché se ti metti lì muori. No, dove mi metto? Qua così. Ti metti lì dove a vuoi guardare tu. In aria. Basta che non ci vedi. Allora adesso va Fede. Va bene. Adesso Fede, non ti devi proprio preoccupare perché ci nascondo, almeno io mi nasconderò. Ditemi quando siete pronti, Ma non devi proprio preoccuparti tu di questa cosa perché Va io bene, va bene, ti non dirò, mi preoccuperò. Ti dirò quando Duni sarà pronto per ricevere Gabri, nel senso, no? Cioè nel senso per cosa? Non ci siamo capiti. Allora, per fare, insomma, per il giocare al nascondino, no? Capisco, capisco. Dunis non è ancora pronto, purtroppo, ahimè, però io posso fare non ne ho idea, tipo qualcosa di... Allora, devo dire che questo posto in effetti Dunisiani potrebbe anche stuzzicarmi un attimino, no? Devo dire che è molto carino come funziona questo gioco. Ah, ma quindi sei nascosto? No, non ancora purtroppo Gabri, ti devo raccontare questo fatto. Purtroppo c'è stata una foca che mi ha atterrata in testa, quindi ha creato un buco enorme, un cratere enorme, davvero grande. E io non so veramente cosa fare, purtroppo, ahimè. Però tranquillo che si può fare assolutamente. Va bene, non ti devi bene. Preoccupare di questa cosa tu. Io spero Gabri. Di trovarti subito. Ma certamente, sicuramente mi troverai perché sei proprio adesso tipo ti trovo stupido. Veramente subito. Sei una foca. Una foca grassa, assolutamente una foca molto grassa e schifosa. No. Comunque, vabbè, puoi partire, io direi, no? Certo. Sì, Fede, sei pronta? Sì. Fede sarà sicuramente pronta perché, no? Chiaramente, poi i Dunisiani sanno dove siamo, pronta, no? Pronta. Perfetto. Comunque, guarda, questi polli sono abbastanza... Ti ho appena dato l'indizio. Forse non devo dirti questa cosa. Questi cosa? Niente. Non ho neanche sentito. È meglio così, fidati. Che è schifo. Molto meglio così. Che è schifo. Molto meglio così, caro Gabri. Chissà chissà dove si sarà intrufolato il caro Gabri. Chissà dove saranno le sue macerie schifose. Cos'è? Mi sono decomposto. Sì, tu ti decomponi ogni secondo della tua vita. No, assolutamente. Sì. Anche perché poi io Dunis può e vede tutto. Assolutamente. È una roba assurda. talmente mia. Tanto che adesso in questo momento si sta leggermente preoccupando, porca, di quella miseria scrofonaggine. Esatto. Vedo. Però allora, tu sei una scrofa, prima di ma tutto. Ma no! Sì. Non sono una scrofa. Assolutamente sì, io direi che tu sei una scrofa. Tipo, avete presente quelle scrofe che fanno sempre... Cosa? Fanno tutto questo perché casino. Perché le scrofe fanno così? Sì, assolutamente. Ah, capisco. Beh, certo, Gabri, tu non lo sapevi. Fanno così. Sempre fanno così. Devi saperlo. Tu vivi con le scrofe in casa. Cioè, come fai a non saperlo? Cioè, sì, dai, cos'è? Gabri. Ho le scrofe in casa. Sì. Ma tu, sono i tuoi animaletti domestici... Sono, sì, quante ne ho? Si sa, sono amiche delle foche, no? Tu sei una foca, capisco, tu sei... Le scrofe non è che siano molto distanti. Poi certo, potrebbe essere leggermente compromettente questa cosa che sto dicendo in questo momento. Però comunque, no, perché io praticamente ho visto un nome, mi è sembrato di vedere. Ho visto un nome. Davvero, questa cosa è assolutamente sì. Che non si può, Gabri, non puoi vedere i nomi. Cioè questa cosa ho visto un nome, non so se era persone un nome oppure illegali, che schifo, Gabri, veramente. Ti o è Dennis o è Fede. Proprio sì, vergognare. Sicuro siete voi due, perché non c'è nessun altro, cioè quindi siete voi due per forza. Tu sì che sei perspicace però, cavolo. Cioè, capisco. Porca miseria, wow, tu la vedi lunga, tu hai un occhio di falco proprio, tu sei uno... Che ho visto. Tu sei uno niente male, insomma, Mamma mia. Sei molto distante, non mi hai ancora potuto prendere, mi dispiace. Forza, sì, cos'è? Ti lancio le uova. Vai a trovare Fede. Come si permette? Allora, c'è così... prima di cosa tutto fai? Hai visto Fede ha visto te. Ok, però cosa? Mi dispiace Fede, alla fine purtroppo è dovuto succedere questa cosa. Dunis, come al solito, ha vinto, mentre che gli altri hanno sempre perso. Adesso Dunis non è vero. Disattiva la Fly e pure la God, perché altrimenti poi dopo non va bene Dunisiani, non va bene, perché che questo schifo. Serve il vanilla, però Dunis a volte
A volte per spiare i suoi concomitanti usa questi zozzoni. Avete capito voi zozzerelloni, perché voi mi capite quando anche quindi, con i vostri amici, quindi no? Quindi ci spi. Che beh, ti confesserò una cosa, Gabri. Sì, ma non potrai mai sapere quando e come ti spio. Non che potrai mai sapere. Forse dovresti controllarti sotto il tuo letto la notte. Sì, forse potrei essere lì. No. Ogni notte che ti spio sotto il letto e che le tue macerie vengono scartate. Sempre le mie macerie. Sì. Tu esplodi ogni volta, Gabri, fai schifo, cioè. Come? No, dai, scherzo, sei bellissimo proprio come Fede. Esatto, vedi. Insomma, poi dopo non è che siate granché di fotomodello, però insomma, comunque. No, lo so. Non pensare a picchiarmi tu. Comunque, tunisiani, noi grazie per aver guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, assolutamente. Gianmarco Zuspira. Iscriviti, tua sorella. Iscriviti a questo canale. Non ti permettere di non iscriverti. Fade Belfleur, iscriviti. Oh, cosa stai aspettando, Fade Belfleur, a iscriverti? Fade Belfleur, cioè, sei devi fuori iscriverti. Di testa. Di Dunis, Peppina. È brava, vedi che fai bel fello. Ah, ma quindi non è già iscritta. Ah, non eri iscritta. Che schifo, puzza. Allora, io invece sono già iscritto. No, tu non sei nessuno, ciao. No, no, scherzo. Comunque, tunisiani, direi che questo video possa venire qua. Cosa ho detto? assolutamente, mi raccomando, scrivete nei commenti se vi siete iscritti oppure no. Così io vi darò il cuoricino nei commenti. E Fede sarà crashata, la signora che ha parlato, no? Voi sapete che spesso sempre succede. Parla lei. Sì. O almeno una volta in ogni video ci deve essere, no? La signora, esatto, che parla. Sì, perché lei ha, no, la cosa di deve essere molto egocentrica, no? Quindi, vabbè, quindi Dunisia, niente, noi ci vediamo al prossimo video fallimentare come al solito, quindi ciao. Ciao.